Salve gente da Restrike89 e benvenuti in questa nuova serie che chiameremo Animals and Friends. Perché ragazzi? Perché ragazzuoli, ho deciso di fare la serie sull'allevamento, solo allevamento. Poi, come avevo già spiegato, andremo a fare anche tipo trebbiatura perché magari ci serve l'orzo o il mais o comunque tutte le cose per alimentare i nostri animali o comunque anche la paglia e altro. Quindi sarà comunque basata sul allevamento o zootecnia, come volete chiamarla. Perché Fend? Perché ragazzi, visto che sul 2015 molti avevano votato i Fend, ma alla fine avevo scelto di fare la serie con i John Deere. Visto che c'è l'opportunità di fare la serie con i Fendt, essendoci già di default il 3.13 e il 3, cioè il 7, cioè la serie 7 e la serie 3 o 300 e 700, come volete chiamarla, ho deciso di farla, anche perché già nel sito ufficiale si trova la Fendt 6275, che praticamente è la reskin della Massey, però è fatta bene, mi piace con la sua barronzola. E in più è uscito il Fendt Favorite, che a mio parere è fatto molto bene. Ok, non c'ha la reflection e altre cosette, però ci hanno già montato sulle le ruote dinamiche. E comunque c'è già l'IC e non è affatto male, direi, non è affatto male, ragazzuoli. Allora, intanto attiviamo i nostri HUD, perché ragazzi, volevo mostrarvi una cosa. Sono già partito con 75.000 euro. So che molti di voi diranno, ma non è giusto partire già con i soldi, già con gli attrezzi, e questo e quell'altro e quest'altro. Ragazzi, questa qua è una serie basata sull'allevamento. Se devo partire con i mezzi, quelli che ti danno all'inizio, e fare la serie sull'allevamento o sugli animali, prima che andiamo a comprare animali o comunque riusciamo a alimentarli o altro, ci impiegheremo 10 puntate, perché vai a sfacciare, vai a seminare, vai qua, vai là e non avremo i soldi per farcela. Quindi ho preferito già partire con 75.000 euro, già con una bella trebbia, dei tre bei trattori e poi qualche attrezzatura, ovvero abbiamo già comprato la seminatrice da mais, che poi andremo a seminare mais per poter seminare, cioè far silato per le nostre vacche. Abbiamo già lo span di fertilizzante, un ranghinatore bello grande, un rimorchietto, il pottinger autocaricante. Poi ragazzi, come vedete, ho tolto il capannone, quello che c'era di default, e ho inserito questo capannone qui. Ok, abbiamo messo anche qui i serbatoi, ragazzuoli, così tanto perché mi sembrava bello e perché magari quella volta che mi serve in velocità senza andare a prendere il cassone, ho piazzato i serbatoi che trovate sul sito ufficiale. Come anche questo capannone, aspetta, vi mostro subito. Questo capannone più un altro di più piccolino e anche un grain storage, ovvero un deposito per le vostre colture. È molto fico comunque, eh? Allora, vi mostro anche cosa abbiamo comprato. Tra l'altro, ragazzi, attivo anche l'F1. Non serve l'animation map trigger o door trigger, ovvero ti avvicini al portone, premi tasto sinistro, si apre. Premi tasto destro, si chiude. È un'ottima cosa, ragazzi. Non serve più la mod. Ovvero, per adesso non serve. Poi non so se magari su capannoni o comunque mappe che rilasceranno in futuro sarà necessaria. Un'altra bella cosa è questa. L'interruttore della luce. Che voi vi avvicinate, premete la rotellina e eccoli qua. I neon si accendono. Mamma mia, che spettacolo! Lo ripremete, tac, si spengono. È fantastico.
Allora, poi abbiamo comprato un erpice, quello da 4 metri e mezzo, un voltafieno e le due falcettrici. Ragazzi, ho optato per avere già qualcosina. In più abbiamo il rimorchietto, il mecha, come si chiama? Metal Tech. E poi forse ancora di là la seminatrice. E vabbè, abbiamo la seminatrice, quella di default. Non so dov'è. È laggiù. Ok. Allora, ragazzi, io direi di partire subito a trebbiare il nostro campo e poi andiamo in raccolta paglia. Quindi per come rimorchietto usiamo il nostro Metal Tech piccolino. Là c'è un buco secondo me, sull'asfalto, sul cemento. Eccoci qua, con il nostro serie 300 o serie 3, come preferite. Eccolo là, piccolino piccolino. Tra l'altro forse era meglio che prendessi l'altro perché non so quanta. No, facciamo così. Prendo l'altro carro così da andare subito a vendere e fare un altro po' di soldi così da fare l'acquisto poi delle nostre wacche. Quindi piazziamo qua e andiamo a prendere il nostro Serie 7 con il rimorchio che non mi ricordo come si chiama. Adesso andiamo subito a vedere se magari mi esce il nome. L'agroliner è l'altro, però questo qua non mi ricordo più. Vediamo se esce quando lo si collega. No, vabbè, non importa. Il FarmTech, ecco, c'è anche scritto. Perfetto. Andiamo qui al campo. Tac. Andiamo a prendere la nostra trebbionzola. Eccoci qua. Il carrello per la barra potrei anche già staccarlo così lo lasciamo qua a casa, tanto siamo qua vicini, non serve il carrello. Eccoci qua. Staccati. Staccati. Ok. Perfetto, quel rumore non so cos'era. Ah, la bandiera era che faceva. Ah, fico. Allora andiamo a dispiegarla. Eccoci qua. E andiamo subito. Vediamo se è già abilitato. Sì, perfetto. Iniziamo la nostra trebbiatura. Comunque poi ragazzi, ho deciso di fare il campo 14 che è uno di, anzi il campo 12 facciamo, che è uno di quelli più grandicelli, lo facciamo ad erba, così da poter già sfalciare e fare un po' di scorta d'erba per i nostri animali. E poi potremmo comprare in futuro un deposito da mettere alla stalla dove mettere erba e paglia, visto che di default si può comprare. Tanto qua abbiamo fatto. Comunque ragazzi, io spero che questa serie vi piaccia, cioè ho optato per i fan visto che comunque c'era la possibilità e per accontentare voi che mi seguite, quelli che avevano votato per i Fend, ho deciso di fare con i Fend, spero che siate contenti. Allora, intanto qua per fortuna abbiamo scelto il rimorchio, quello più grandicello, perché mi sa che non ci bastava il Metal Tech. Tanto è reschinata bene, si sta trebbia, mi piace. Mi piace, mi piace. Poi vediamo se piano piano inizieranno ad uscire mod che vanno, cioè, reskinate Fendo, comunque Fendo o altre cose. Avevo visto anche il 515 che è uscito, quello, il vecchio modello, però non mi sembrava fatto proprio, proprio benissimo. E allora ho preferito
non inserirlo. Allora ragazzi, io farei una cosa tattica, mentre qua continua l'attrebbiatura, mettiamo il nostro Gino un attimino, che tra l'altro come al solito non è Gino ma è Genoveffa. Genoveffa. Allora, direi di passare alla Ferti... No, sì. Anzi, andiamo a collegarci. Sentite che sound? Mamma mia, che motoronzolo. Passiamo a erpicare il campo, però prima di erpicare direi di fare anche un'altra cosa. Passiamo a fertilizzare la prima volta. Quindi colleghiamo, ci mettiamo già anche il pesetto, quasi quasi, che abbiamo comprato, li ho messi qua. Pesi che non sono i cubi che c'erano una volta sul 15, che tra l'altro ci sono qui, però. Allora, Celici, ho aperto le braccia, apriamo dai, apriamo anche il vetro e il tettuccio. Eccolo qua, il C attivabile tramite Keypad 4, ovvero tasto 4 del tastierino. Questo fan praticamente lo trovate ovunque per chi è interessato. Ormai c'è su Modoster, su Modhub, su tutti i siti di mod. Come al solito, che non fai tempo a metterlo su un sito che già è ovunque. Allora, prepariamo qua il nostro fan. Eccoci qua, lo piazziamo qua così. Tac. Ok, però questo qua non ha molto le ruote dinamiche, cioè le ha dinamiche, vi faccio vedere subito. Vedete? Però non si schiacciano più di tanto. Allora, come add part? Ah, vuoi vedere che si possono togliere? Ecco. Non l'avevo visto l'altra volta. Altro che si può fare? No. Allora, eccoci qua, prendiamo sul nostro basninetto qua, il nostro Fend 300 vario. Guardate, zoom perché è talmente piccolo che lo perdi. Eccoci qua. Ti colleghi? Ragazzi, intanto, allora, non ho il caricatore frontale, quindi intanto carichiamo così. Così tiriamo via anche i pallet da qui. Togliamo i pallet dalle pa... Non si può dire, ma avete capito, mi sa. Ok, andiamo in retro. Carichiamo anche questo. Qui non serve neanche il peso. No, dai. Non ci serve. Oddio, va un po' in ruota alta. Dai, lo carichiamo per sicurezza. Adesso si assetta tutto. No dai, neanche tanto. Però le ruote sono schiacciatissime. Vabbè, andiamo. Vediamo. La trebbia non è ancora piena. Poi andiamo a fare anche la raccolta paglia. Eccoci qua. Allora, facciamo la prima fertilizzazione. Ci mettiamo qui così. Un po' di stantino così vediamo anche dove prendiamo. E accendiamo. Va bene qua così? Direi che è più che sufficiente. Magari andiamo anche dritti. Ok. Per ora ragazzi ho voluto fare almeno la prima puntata in single player così da spiegarvi tutte le cose e farvi vedere un po' di lavoro. Magari più avanti vedremo di chiamare qualcuno dell'Iron Team, qualche altro aiutante. Però questa puntata, visto che era più un fattore intro o comunque spiegazione per la serie, ho voluto fare così. Intanto ciuccia parecchio il fertilizzante, siamo già a 150 litri andati. Riusciamo a prendere tutto bene? Sì.
perfetto. Giriamo. Tac. Serbatoio di raccolta pieno. Allora facciamo così, mettiamo qua Gino stavolta. E non c'è Gino. E tu chi sei? No, dove va? No, qualche problema, aspettate. Meglio che finisco io, va. E qua, torna al volante, pericolo costante. Infatti stava già andando per i cavoli suoi. Allora meglio far così, va. Finiamo noi. E poi mettiamo sull'altro campo. Anzi no, perché forse c'è già il fertilizzante e la seminatrice che ci hanno dato, se non sbaglio. Quindi finiamo un attimo qua, andiamo a scaricare la trebbia, poi stacco due secondini. O se no, prima erpichiamo anche un po', poi stacchiamo. Io per sicurezza quasi quasi farei lo stesso, una passata di fertilizzante al campo 12. O se no, no, dai. No, perché da quello che ho sentito l'erba fa un botto di roba. E quindi forse non è il caso. Allora, andiamo a parcheggiare il nostro 3 e 13. Poi ragazzi vi mostro anche che il nostro favorite si può personalizzare. Aspettate un attimo, adesso ve lo mostro subito. Ma prima andiamo a scaricare la trebbia. Eccoci qua. Apri. Tac. Allora, mentre qui scarica, io potrei anche scendere. Quanto veloce. Vi mostro un attimo il favorite. Allora, andate qui. Andate in fondo, dove ci sono le mod. Perché c'ho dentro il T6? Non lo so. Vabbè. Eccolo qua. Allora, si può mettere il caricatore frontale. Sì, no. Si può scegliere tra il 160 cavalli. No, quanta roba. Ah, non è 160, è 360. Bababia. Ok. Mi sembrava che era più piccolo come... quanti cavalli. No, mi sembra un po' esagerato. Voi che dite, ragazzi? Non è un po' esagerato? Secondo me hanno sbagliato. Secondo me 160 sta per i 160 cavalli. Boh. Fatemi sapere. Comunque poi si possono montare ruote standard, i pesi sulle ruote e i pneumatici larghi e anche doppie ruote, non mi ricordavo questo. Vabbè, comunque è molto fico, molto fico. Ok, allora andiamo subito ad utilizzarlo e in mezzo al frumento. Andiamo subito. L'accensione è un casino bestiale. Quindi ci piazziamo qua, apriamo il nostro erpiciao e iniziamo un po' a erpicare. Mamma mia come dondola, guarda come roba, ma che roba? Perché è tutto storto? Mal di mare. Ma vai dritto. Tra l'altro ho provato a mettere le ruote quelle larghe, ma sono troppo larghe, troppo, troppo larghe. Avanzi fuori una cifra dal parafango, non mi piace. Però a voi se vi garba, ragazzi, mettetelo pure. Tac. Ok. Ho lasciato indietro un pezzettino, vabbè. Perché dobbiamo seminare mais qua, quindi... non so. La Genoveffa sta facendo un buon lavoro. Ragazzi, qua comunque metterò anche l'operaio anche qui, giusto per riuscire a fare altri lavori tutti insieme. Tipo la raccolta paglia.
andremo a fare tra poco. Tanto andiamo avanti un altro po'. Tecatacca. Più avanti riusciremo a prendere anche il 939, o comunque vediamo che modello prendere. Più avanti, un pezzo più avanti, eh. Giusto perché è la serie Found anche, e quindi mi sembra giusto comprarlo. Tanto qua sdondola tutto. Fantastica sta specie di real terrain. Cioè è una real terrain in pratica. E mi piace, mi garba. Mi garba molto. Vabbè ragazzi, io direi che possiamo mettere anche incrociamo le dita. Gino. Sì dai, può essere un Gino questo. Può essere un Gino. Può essere un Gino. Ok, andiamo qua. Stacchiamo. Andiamo a collegarci il caricatore qua per la paglia. Autocaricante. Eccoci. Dietro, dietro. Ok. Stacchiamo e andiamo. Tra l'altro lì abbiamo finito di raccogliere il frumento, scusate. Intanto che finisce io mi metto in raccolta. Che tra l'altro qua non penso che raccolga... come si dice? Cioè con l'operaio. Comunque la paglia direi che possiamo già portarla giù dai nostri animals. Staremo una settimana a arrivare giù, però vabbè. O se no intanto la lasciamo qua a casa, là sotto il portone, e poi vediamo. Ok, allora 8000 litri. Tec. Ok. Perché magari anche un carretto potremmo anche venderlo, perché tanto non penso ci serva 1000 litri di paglia. Sì dai, uno lo vendiamo. Affiniamo questo carretto qua, lo vendiamo e poi andiamo a fare vendita. Allora, vediamo. Quanta paglia. Ok, 20.000 litri. Beh, prendiamo su questo qua che era rimasto fuori. Perfetto. Vediamo se con questo riusciamo a completare il carro. Sì, più o meno. Più o meno è fatto, quindi andiamo. Sì, l'aiuto non mi serve. Ciao, grazie. Scarichiamo. Eccolo qua. Vediamo quanti pochi soldi facciamo. 1045 euro. Vabbè. Allora ragazzi, stacco un attimo così vedo anche a quanto siamo arrivati di tempistiche. E ci ritroviamo tra pochissimo, così io intanto finisco qua. Ragazzuoli, eccoci qua. Allora, abbiamo già scaricato un carro lì. Uno l'abbiamo venduto prima, quindi ha prodotto parecchia paglia, no? Non mi ricordavo che facesse così tanto. Abbiamo Gino che sta quasi per finire il campo, gli mancano due, tre passate penso. E adesso scarichiamo anche il resto qui della paglia, sempre lì sotto il capanno. Siamo già arrivati a una buona parte di registrazione, anzi siamo quasi arrivati alla fine praticamente, quindi direi che possiamo anche concludere. Andiamo a scaricare qua. Non ho la minima. Ok che fa volume la paglia, ma porca miseria, scarichi una rimorchiata, porca vacca, guarda che grosso che è il mucchio, che miseria. Scarichiamo anche questa. Mamma mia. Babba mia.
Guarda come va sul mucchio. Ok, andiamo a chiuderla. Perfetto, andiamo a staccare il nostro caricatore. Prossima puntata allora facciamo erpicatura, anzi fertilizziamo prima il campo 15, poi ci sarà da fare la semina di tutti e tre i campi, che uno faremo di magari orzo, uno di mais e uno d'erba, come avevo già detto. E poi vediamo come gestire la situazione, magari prima cioè, prendere un po' d'erba e metterla in deposito e poi un po' di fieno perché se non sbaglio sull'alimentazione del nostro bestiame, eccoci qua, dalle mucche l'erba è una cosa, ma il fieno è un'altra. Non è come sul 15 che erba e fieno erano la stessa cosa, potevi buttarli dentro come volevi. In teoria dovrebbe essere due cose diverse. Non vorrei sparare a cavolate, ma mi sembra così. Faremo delle prove. Ok, allora andiamo a vedere un attimo Gino. Eccolo qua. Allora, ragazzuoli, mentre vediamo Gino che finisce, tra l'altro è bellissimo modello. Mentre vediamo Gino che finisce di erpicare, volevo ringraziare tutti quelli che guarderanno questo video, prima cosa. Spero che lascerete tanti like per farmi capire che comunque la serie vi sta piacendo. Commentate che leggo sempre molto volentieri e rispondo altrettanto volentieri. Tenetemi informato su mod varie di Fend, casomai se vi fa piacere, così so se è possibile aggiungere, spero che siate contenti che abbia fatto questa serie con i fan. E niente ragazzuoli, ringraziamo Gino, ringraziamo Genoveffa che stava guidando la Trebbia prima, e niente, come al solito lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. Noi ci ritroviamo nel prossimo video. Ciao gente!